consiglia Ricciardi e Roberto Murolo in una vecchia canzone di Gambardella, Salvatore Gambardella, o Marinariello. Benissimo. L'ho detta bene? Benissimo. Benissimo. Ecco, Murolo ha dedicato buona parte della sua vita anche nella ricerca, non della vecchia canzone napoletana, ma dell'antichissima canzone napoletana. Io spero che nelle prossime volte che verrà qui ci farà sentire anche qualche... Qualcuna di quelle antichissime. Di quelle antichissime, ce ne sono di veramente antiche. Ecco, ma come le trovate? Sono sempre bellissime, perché io ho scelto, ho avuto occasione, nella vecchia biblioteca di mio padre, ho avuto la fortuna di ritrovare dei volumi che comprendevano non soltanto i testi di queste canzoni antiche, ma molte di queste erano fornite anche della musica, cosa rarissima. Per esempio Fenestavasce, che vuol dire poi finestra bassa, finestra a un certo livello, è una tra le più belle di queste canzoni antiche. Ecco, speriamo allora che prossimamente ce la farai sentire. Perché ecco, no? Adesso una parola ancora su Salvatore Gambardella, che è un grande musicista napoletano, però non conosceva la musica. Esatto. Ecco, appunto che Puccini gli regalò un pianoforte, è vero questa storia? Bellissimo. Perché sperava che imparasse a... Esatto. Imparasse le note, invece... Imparasse le note. E il povero Gambardella si mise a studiare il pianoforte, ma il risultato fu zero, assolutamente ecco. Zero, perché era un istintivo e componeva ad orecchio. Ecco, allora adesso di Salvatore Gambardella sentiremo O Marinariello, per ricordare che Gambardella è l'autore di Quando mamma te l'ha fatto. Esatto. Allora adesso O Marinariello, Roberto Murolo... A due voci. A due voci, e così da Ricciardi. Allora. Bravissimi!